Nel pomeriggio dell'8 marzo, il nostro vescovo Carlo Bresciani ha relazionato presso i padri sacramentini sull'esortazione di Papa Francesco denominata Evangelii Gaudium. Siamo andati ad intervistare il nostro vescovo. Perché un fedele dovrebbe leggere questa esortazione apostolica? Ma l'esortazione apostolica del Papa è la conclusione, affidata al Papa appunto, del Sinodo Speciale dei Vescovi sulla evangelizzazione e sulla nuova evangelizzazione. Il Papa ha raccolto quanto nel Sinodo è stato elaborato e lo ripresenta a tutta la cristianità, a tutti i cristiani. E va letta certo perché è il Papa che si rivolge a tutti noi, che ci indica la strada della Chiesa, ma va letta soprattutto perché questa esortazione apostolica di fatto è il programma del pontificato di Papa Francesco. Cioè Papa Francesco dice esattamente come lui pensa la Chiesa e come lui vorrebbe che la Chiesa fosse. In questo senso è estremamente stimolante. Perché? Perché delinea la visione di una Chiesa che non è più chiusa su se stessa, ammesso che nel passato fosse chiusa su se stessa, ma invece lo dice in uscita, cioè che apre le porte per uscire verso il mondo e per chiamare ad entrare, e dopo aver incontrato nelle piazze, nelle strade, negli ambienti normali di vita, le persone. Quindi è una esortazione molto propositiva, è una proposizione molto decisa che ci fa vedere un Papa molto sereno, molto gioioso, ma anche molto coraggioso, fiducioso nella potenza del Vangelo. Qual è la parte che le ha colpito maggiormente? La parte che mi ha più colpito è quando il Papa ci lascia andare anche ad una forma di critica della Chiesa nel senso del come ci siamo un po' chiusi su noi stessi, un po' intimiditi, un po' quasi con senso di inferiorità rispetto al mondo. Quello che il Papa dice è che il modo della Chiesa, che è poi sempre quello che avrebbe dovuto essere, che è sempre stato, è quello di guardare sì a tutti, ma con una preferenza per i poveri. Qui si percepisce un Papa che viene dalla fine del mondo, ma con una sensibilità diversa dalla nostra, non perché noi non fossimo sensibili verso i poveri, ma che dà una spinta molto 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 forte della Chiesa verso questa attenzione ai poveri e quindi anche ad un modo semplice di annunciare il Vangelo. Lui sottolinea tanti aspetti certamente, ma dice che il Vangelo passa anche attraverso quella pietà popolare nutrita della parola di Dio, ma è quella che la nostra gente semplice vive, ma vive dall'interno del suo cuore e quindi rivalorizza anche questo aspetto della pietà popolare. Cosa pensa del rapporto tra Papa e cultura attuale? Appunto, il Papa non si dimostra per niente affatto intimidito dalla cultura attuale, cerca di capirla, la apprezza anche nei suoi aspetti, ma spinge anche tutti i cristiani a rendersi consapevoli della propria identità cristiana, cioè attraverso il battesimo ogni cristiano diventa responsabile del Vangelo. Responsabile del Vangelo vuol dire che non solo non deve temere e deve avere il coraggio di rendere presente quei valori in cui crede, negli ambienti in cui vive, ma anche con la semplicità della vita quotidiana, per cui in famiglia, nel lavoro, nelle strade, nei bar, sui campi di gioco, eccetera. Non perché si va lì a predicare il Vangelo, ma perché lì lo si vive e se necessario ci si presenta anche per quello che ciascuno di noi è. Quindi il Papa dice che esattamente la nuova evangelizzazione è compito di tutto il popolo di Dio e quindi di ogni cristiano. Su quale parte dovrebbero soffermarsi i sacerdoti? Sulla quale i sacerdoti dovrebbero fermarsi di più, ovviamente, è quella parte del terzo capitolo in cui il Papa parla dell'omelia e dà anche dei consigli molto molto dettagliati, molto precisi sull'omelia e un po' sullo stile delle sue omelie che tanto colpiscono perché sono immediate, sintetiche, con immagini che sanno colpire la fantasia, ma non solo colpiscono la fantasia ma che inducono a riflettere. Quindi è uno stimolo ad una comunicazione semplice, diretta, con semplicità ma anche con profondità del Vangelo, mostrando lui stesso che
questo è possibile, infatti le omelie della messa a casa Santa Marta fanno parlare molto di sé, perché il Papa riesce a colpire la fantasia, riesce a colpire così anche la meditazione, ma anche quei punti nodali che forse meritano di essere toccati perché il Vangelo venga rivitalizzato.